Il TAR della Campania ha rigettato il ricorso presentato dal Comune di Solofra contro la Regione Campania e l'azienda Moscati di Avellino per ottenere l'annullamento di tutti gli atti che hanno portato ad una rimodulazione dell'offerta assistenziale del plesso ospedaliero di Solofra annesso all'azienda Moscati. Soddisfatto il manager Pizzuti commenta "Ero fiducioso ora avanti tutta per migliorare l'assistenza erogata dal Moscati nella sua interezza", ma il sindaco uscente del Comune di Solofra Michele Vignola annuncia ricorso al Consiglio di Stato. Se dovessimo vincere le elezioni, ne ho parlato già con il candidato sindaco Maria Luisa Aguacci, noi ricorreremo al Consiglio di Stato. Con la rimodulazione e con la nuova delibera, quella del maggio del 2021. Eh, sono, è prevista la lungo degenza, la riabilitazione funzionale, l'urologia, la medicina del lavoro, la medicina di indirizzo ipatologico, eh, i servizi di radiologia, laboratorio di analisi, dialisi, la medicina riproduttiva, eh, la dermo, dermatologia e dermochirurgia. Sono previste tutte queste cose ed è previsto il primo soccorso H24. Eh, con il decreto 29 era prevista anche l'ortopedia. Eh, la chirurgia classica, oggi invece è prevista la chirurgia dei esageri eh, e, e l'osteticia-ginecologia e, e ovviamente la definizione di ospedale come presidio di pronto soccorso. Queste sono le cose che non ci hanno trovato d'accordo, che con la rimodulazione non sono state previste di cui la nostra pro protesta e il nostro ricorso.